ti volevo fare una domanda. Che cosa significa per te essere umani? Essere umani. Io intanto mi fermerei su questa parola essere umani. E questo è importante coglierlo subito, perché altrimenti rischiamo di parlare dell'umanità o dell'essere umano in maniera astratta e vedere l'essere umano come separato dalla realtà, dagli alberi, dal sole, dall'aria, dalla terra che abbiamo sotto i piedi, il vento che sentiamo. Quando diciamo essere umani, quindi c'è prima del umani, c'è questo essere è quello che permette a noi di essere quello che siamo come forma umana, è quello che permette al sole, al vento, di essere vento, di essere sole, cioè ogni forma è l'espressione di questo essere. E se non cogliamo questo, rischiamo di vedere l'essere umano come una specie speciale, diciamo così, specie speciale, separata dal resto. E questo è il primo punto fondamentale da guardare, cioè il fatto che in questo momento io mi sto esprimendo come essere umano, so che sono umano in quanto sono radicato nell'essere, in quello che è, e che tutto quello che c'è in questo momento mi permette di essere umano. Se non ci fosse il sole, l'aria, la forma umana sarebbe niente. Quindi tutto in questo momento sta, diciamo, collaborando a che questa forma umana possa esprimersi nella sua consapevolezza, nel suo linguaggio, parole che stanno emergendo in questo momento, no? E quindi, diciamo, c'è una collaborazione cosmica che avviene in questo momento preciso, perché io possa essere umano. E bisogna quindi tenere presente questo radicamento della forma umana nell'essere. Questa è la cosa fondamentale. Se perdiamo questo radicamento, l'essere umano non è più umano. E sappiamo che, anche perché la storia ce lo fa vedere, no? Anche oggi le cose che succedono nel mondo, quando la forma umana non si radica, perde questo senso di unità con l'essere, quindi non è più radicata nell'essere, che cosa diventa? No? Diventa il terrorista, diventa un umano, tra virgolette, che fa del male, perché è identificato nella forma particolare, per cui io sono l'essere umano, diventa io sono questo, sono quello, sono buddista, sono cristiano, sono bravo, sono questo, sono quell'altro. È ancora umano un essere identificato? Io non credo proprio. Quindi l'umanità, quella che noi chiamiamo umanità, il senso più profondo, no? La espressione umana, essere umani, significa essere profondamente radicati nell'essere, che in sostanza è senso di unità profonda con tutto, come dicevo prima, e quindi amore.
Quindi essere umano in senso profondo significa esprimere all'ennesima potenza questo senso d'unità, di amore per tutte le cose. Solo che quando parliamo degli esseri umani, diciamo di solito non ne parliamo così, no? In senso più profondo. Però l'umanità radicata nell'essere, quindi essere umani, quindi è, diciamo che è una grande possibilità, perché attraverso l'umano, la forma umana, l'essere sboccia, viene fuori e si esprime alla massima potenza, cosa che magari questa sedia non può fare, no? Anche se sta collaborando, mi sta aiutando in questo momento. Però è proprio questo senso di unità che ho anche con la sedia in questo momento che mi fa essere umano, perché sento questo senso di unità con tutto. Pum, schioppa, c'è qualcuno, c'è un cacciatore che spara, no? Pum, pum. Sono qua, sono in unità anche con quello. E quindi quello che emerge attraverso questa forma umana è la possibilità dell'amore, il senso di unità con tutto. Questo è il senso profondo di essere umani, essere umani. Che poi nella vita pratica ognuno esprime il contesto in cui si trova, no? Diciamo, io posso essere un umano, una forma umana che si veste da medico, da psicologo, da insegnante, no? E attraverso quella forma specifica, se rimango radicato in questo senso di essere, di unità, posso esprimere, diciamo, in quella situazione particolare, l'amore usando, diciamo, il personaggio medico, psicologo, insegnante, quello che è, per esprimere, per far emergere quello. Ma anche nell'esperienza poi quotidiana, no? Che molti fanno quando andiamo, in un bar, oppure quando ci è capitato di stare in ospedale, no? Diciamo, quanto è umano quel medico, quanto è gentile e umano quel barista. Ma a cosa facciamo riferimento? Cosa vediamo? Stiamo vedendo oltre la forma. Oltre la competenza medica c'è l'essere che si esprime in quella forma come senso d'umanità, come senso d'amore, benevolenza, no? Di un medico verso un paziente o di un barista che è gentile, che vede, che ti vede, eccoti, ecco, che è presente, ecco il caffè. Va bene così? Sta esprimendo la sua umanità attraverso il porgerti un caffè. Questo è essere umani, secondo me, in profondità. E possiamo esprimerlo in qualsiasi momento. Non dobbiamo essere chissà cosa. Cioè, possiamo fare la vita che facciamo come padre, madre. Possiamo fare il nostro lavoro. Sempre radicati in questo senso di, che possiamo chiamare anche presenza, amore, è lì che sboccia la vera umanità.